Spesso, fateci caso, leggendo un'etichetta possiamo trovare scritto tra gli ingredienti una tazza di farina, oppure due noci di burro, un cucchiaio di cacao, per esempio un bicchiere di latte, due cucchiaini di panna, oppure due manciate di zucchero, un pizzico di sale, eccetera, eccetera, eccetera. Di fronte a questi bicchieri, tazze, cucchiai, cucchiaini o pizzichi, addirittura vi sarete chiesti, ma insomma, a quanti grammi o a quanti milligrammi possono corrispondere? A quanti millilitri possono corrispondere? A quante calorie, soprattutto, possono corrispondere? Vediamoli insieme, considerando che per bicchiere si intende quello da acqua, per la tazza quella da tè, mentre per cucchiaio e cucchiaino si intendono quelli da minestra e da tè. Ma entrambi con quantità rasate. Un cucchiaio di olio, quindi, un cucchiaio di olio, quello da minestra, rasato, l'olio rasato, corrisponde a 10 grammi. Un cucchiaino, esattamente la metà, cioè 5 grammi, mentre un bicchiere di vino sono all'incirca 120 millilitri. Un cucchiaio di zucchero sono circa 9 grammi, un cucchiaino sono 4 grammi. Un cucchiaio di parmigiano sono 7 grammi, mentre un cucchiaio di panna sono 5 grammi. Un cucchiaino di miele sono 10 grammi e uno di marmellata corrisponde a 15 grammi. Una manciata di sale grosso corrisponde a circa 30 grammi, mentre un pizzico di sale fino a poco meno di 5 grammi. Quando su un'etichetta leggiamo ricco di oppure ad alto tenore di, vuol dire che la sostanza citata deve essere presente nel prodotto per almeno la metà, cioè il 50%.